Sequestrato dai carabinieri di Padova un albergo sul Garda da 9 milioni di euro, la proprietà riconducibile alla famiglia Catapano, coinvolta nell'inchiesta su truffe e bancarotte a Nord-Est. Il prefetto dà il via libera alla convenzione tra Comune di Cittadella e l'associazione di volontari. Basta chiamarle ronde, siamo osservatori, precisa il sindaco Bitonci. Sfonda la vetrata del supermercato con un tombino, ma un passante avvisa la polizia, arrestato un complice, riesce a fuggire. Da quartiere dello spaccio Vianelli, trasformata in mercato all'aperto per i prodotti Made in Italy, nel fine settimana villaggio agroalimentare per celebrare i 150 anni dell'Italia Unita. A Padova, rugby, volley e musica, una domenica a rischio per gli automobilisti, per lo stadio Plebiscito che ospita la finale del mondiale giovanile, parcheggi con bus navetta. Ben ritrovati a tutti i telespettatori, Antena 3, questa è l'edizione di Padova. In apertura alla cronaca, i carabinieri di Padova hanno sequestrato un albergo da 9 milioni di euro sul lago di Garda, ritenuto frutto dell'attività illecita del gruppo Catapano, già coinvolto nell'inchiesta di truffe e bancarotte fraudolente nel marzo scorso. Lo ricorderete, ma intanto vediamo il servizio di apertura. I carabinieri di Padova hanno eseguito il sequestro preventivo di un hotel di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, una struttura turistica del valore di 9 milioni di euro, che dovrebbe comunque rimanere aperta grazie alla nomina di un curatore. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Padova sugli sviluppi dell'operazione Manleva, che a marzo aveva portato 14 arresti, in pratica sciogliendo il gruppo Catapano, che gestiva una holding di società finanziarie e di consulenza, a capo della quale vi erano i due fratelli napoletani Giuseppe e Carmine Vincenzo, il primo arrestato subito, il secondo in Spagna dopo un periodo di latitanza, con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta. Commedo sicuramente di un certo livello riusciva a impossessarsi di beni e di denaro della zona. Il gruppo Catapano, tramite intermediari sparsi sul territorio, contattava imprenditori in difficoltà, ai quali, secondo le indagini, veniva proposto un piano di risanamento. Di fatto, venivano create due società di comodo, in una delle quali venivano spostati i debiti dell'azienda, nell'altra, solitamente all'estero, confluivano le attività. L'imprenditore veniva estromesso e al suo posto subentravano soggetti di fiducia dei Catapano. Ritengo che possa riservare ulteriori sviluppi, perché poi queste attività, queste indagini finanziarie sono complesse, quindi possono chiaramente avere degli sviluppi successivi. Anche questo hotel, dunque, secondo la Procura di Padova, era transitato di fatto sotto il controllo del gruppo Catapano a seguito di una simile operazione. Di fatto la vittima aveva mantenuto i debiti ma perso il proprio patrimonio. Parliamo di sicurezza. Via libera all'attività di perlustrazione e controllo del territorio delle ronde padane a Cittadella. Il prefetto di Padova ha dato l'autorizzazione all'iscrizione all'albo degli osservatori volontari civici padovani di Cittadella. Un iter lungo e difficile portato a termine nella città murata da una ventina di volontari che potrebbero iniziare la loro attività su strada già a partire dal prossimo autunno. Andiamo a conoscerli. Nome? Matteo Michelini, sono di Cittadella. Faccio il commerciante, ho un negozio qui a Cittadella e adesso faccio parte di questa associazione. Nome? Leonardo Pecoraro. Quanti anni ha? 22. Che lavoro fa? Faccio lo studente all'Università di Venezia. Si sente un rondista? Un rondista? Questa parola probabilmente è stata un po' deturpata dal valore vero, noi siamo dei volontari civici. Nome? Matteo Milani. Mi presento, io sono impiegato, responsabile acquisti in un'azienda cittadellese, sono fra l'altro anche amministratore al patrimonio, assessore al patrimonio comune di Cittadella e faccio parte del gruppo dei volontari civici. Via libera dal prefetto di Padova al pattugliamento degli osservatori volontari civici padovani. Una ventina di iscritti, tra cui il sindaco Bitonci e altri componenti dell'amministrazione, che non potranno però fare attività sul campo, ma solo organizzativa. Volontari che hanno superato un iter lunghissimo, con tanto di visite mediche, controlli antidroga, casellario giudiziario. Sono stati bravi perché dopo un anno l'associazione è stata iscritta al registro degli osservatori volontari, al numero 1, e quindi la prima della provincia di Padova, io penso anche la prima del Veneto. Solo a Oderzo attiva un'altra associazione simile composta da ex militari, osservatori civici, precisa il sindaco, non ronde. Cerchiamo di eliminare questo termine che viene utilizzato anche molte volte per prendere un po' in giro, un po' per denigrare questo tipo di attività. Qui si parla di osservazione. A breve sarà firmata la convenzione tra comune e associazione e poi, dopo il corso di formazione, in via libera il pattugliamento. Sarete armati?
armati di telefonino. Questa è la cosa più importante che va sempre detta e l'abbiamo sempre detto. Noi l'unica cosa che abbiamo è il nostro telefonino. Ancora cronaca, un 27enne italiano di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia dopo aver infranto la vetrata di un supermercato. Decisiva è stata la testimonianza di un passante. Ascoltate. La telefonata di un passante al 113 alle 2 della notte è stata provvidenziale e ha permesso alla volante della questura di bloccare il marocchino che aveva appena infranto la vetrata del supermercato LD di via Facciolati con un tombino. La segnalazione è quella di un furto in corso e così i poliziotti si portano sul posto in pochi minuti. A loro arrivo individuano due persone, ma una riesce a darsi alla fuga sfruttando il buio e la vicinanza dell'argine del piovego. L'altro invece prova a nascondersi in un cantiere edile che si trova nei pressi, ma non ci riesce. Gli agenti lo fermano e lo arrestano per tentato furto aggravato in concorso. Si tratta di un 27enne di origini marocchine ma nato in Italia. Evidentemente era pronto a entrare in azione all'interno del supermercato, ma l'arrivo immediato della polizia ha rovinato i piani a lui e al suo complice. Poche ore prima un altro ladro era stato sorpreso dalla polizia in flagranza all'Arcella. Si tratta di un romeno di 28 anni che in via Zanchi, anche in questo caso grazie alla segnalazione di un cittadino, con un cacciavite stava cercando di forzare la serratura di un furgone parcheggiato nei pressi di un supermercato. Per lui è scattata l'accusa di tentato furto aggravato in concorso con un complice che è riuscito a fuggire. E ora andiamo a vedere una via di Padova che, confrontandola davvero con qualche anno fa, con le foto di qualche anno fa, non si riconoscerebbe. Da quartiere dello spaccio a mercato a cielo aperto per i prodotti made in Italy. Quanto sta avvenendo in questo fine settimana in via Anelli a Padova, dove è stato allestito un vero e proprio villaggio agroalimentare all'insegna dei 150 anni di bontà italiana, naturalmente. Guardiamo tutte le immagini. Via Anelli a Padova, solo un lontano ricordo i condomini verdi dell'ex complesso Serenissima covo di spacciatori clandestini. Chiusi gli appartamenti si punta a un rilancio che parte da manifestazioni come questa, un vero e proprio villaggio agroalimentare sotto il cielo della stanga per festeggiare l'insegna del vero Made in Italy, i 150 anni della nostra penisola unita. Qui era un ciclo devastante, di degrado, di spaccio. E adesso invece lo abbiamo riqualificato attraverso attività commerciali, impegno e anche queste manifestazioni. Dai formaggi, ai vini e ai salumi, negli stand si spiega la differenza tra un parmigiano reggiano DOC e il parmesan, che mezzo mondo spaccia per italiano. Tanti gli espositori, alcuni arrivati in via Anelli con qualche paura. Non le nascondo che ho avuto un po' di paura e sono stata un po' preoccupata, infatti questa mattina sono arrivata presto per la nottata, per la sera, che sono andata via a mezzanotte, mentre che i miei colleghi sono andati via un po' prima, però sa, sono dei prodotti importanti. Ho controllato subito, quando sono venuta ad aprire ho subito controllato che sia tutto a posto e ok. Lei crede che sia possibile il rilancio di questa strada? Secondo me sì. Gironzolano soddisfatti tra un assaggio di grana e uno di formaggio di capra anche i residenti del quartiere. Mi auguro che anche vengano un po' valorizzate, diciamo, le aree verdi, in modo tale di tenere sempre, diciamo, la zona viva, ecco, in questo senso. Si vive un po' meglio qua? Sì, certo. Lasciamo queste immagini che fanno anche venire un po' di fame. Adesso invece parliamo un po' di sport e un po' di musica, perché domenica a Padova ci saranno tre grandi eventi: il rugby, il volley e il festival show, che richiameranno in città decine di migliaia di persone. Il plebiscito solo parcheggi lontani dallo stadio, bus navetta a 5 euro. Sentiamo. Rugby, volley e festival show. Una domenica da grandi eventi per Padova, con decine di migliaia di persone attese in città. Circa 10.000 al pomeriggio nello stadio del plebiscito per la finale del campionato mondiale giovanile di rugby, con arrivi previsti da tutto il Veneto. Alle 21 al Palasport San Lazzaro, Italia-Corea, 4.000 tifosi per la qualificazione alle Final 8 della World League di volley. Alle 21 in Prato della Valle il festival show, maxi concerto gratuito con i big della musica italiana. Il timore, più che per il traffico, è per un caos parcheggi, specie al plebiscito, dove si affrontano Inghilterra e Nuova Zelanda per sollevare la Coppa del Mondo Under 20. Sappiamo di essere la squadra da battere, abbiamo vinto infatti tutte le prime tre edizioni del Mondiale, però la pressione ci dà anche ulteriori motivazioni. Tutti i miei compagni vogliono sollevare ancora la Coppa. E poi il Veneto ci ha accolto benissimo, siamo lontani da casa, ma ci sembra di essere in famiglia.
No, I've never been to Italy before In Veneto ci siamo trovati benissimo, la gente, i campi di allenamento, gli stadi, il cibo. Giocare così a rugby è bellissimo. Speriamo di ripagare l'affetto con una finale spettacolare. Penso che la gente farà il tifo per la squadra che gioca meglio e sono sicuro che sarà comunque una gran bella partita. Noi siamo onorati di essere in finale con la Nuova Zelanda, una grande squadra, la migliore del mondo. Al plebiscito potranno parcheggiare solo bici e moto e via del plebiscito sarà completamente chiusa al traffico già dal primo pomeriggio. Per chi viene da fuori si parcheggia a capolinea nord del tram, a un chilometro dallo stadio, oppure al Palageux dove ci sono i bus navetta, ma il servizio costerà ben 5 euro. Per tutti gli altri, domenica è meglio evitare completamente la zona di Padova Est e di Padova Ovest. Siamo adesso al nostro gioco, pronto Antena 3, è entrato nella seconda fase che vi fa vincere le vacanze da sogno alle Canarie, crociere sul Mediterraneo, weekend a Parigi. Pronto Antena 3, sul sito troverete tutti i dettagli del concorso, i premi, ma anche tante altre promozioni. Adesso invece linea alla regia per le previsioni del tempo. Tanto tra te e il mondo. Benvenuti al consueto appuntamento con il meteo di Antenna 3. Sarà un'altra bella giornata quella di domenica 26 giugno. Sul Trentino Alto Adige avremo bel tempo soleggiato ed estivo su tutti i settori. Le temperature in aumento con minime sui 13-14 gradi in valle e massime sui 28 gradi. Sempre bel tempo in prevalenza soleggiato per il Friuli Venezia Giulia, salvo solo un po' di nubi sparse. Le temperature in lieve aumento con minime sui 17-19 gradi in pianura, massime più o meno stazionarie sui 25-26 gradi. Bel tempo stabile in prevalenza soleggiato anche per il territorio veneto, salvo una locale parziale nuvolosità che si concentrerà tra Trevigiano e Veneziano. Vediamo le temperature in aumento con minime sui 16-19 gradi in pianura, massime comprese tra i 24 e i 30 gradi. Mare generalmente poco mosso, venti moderati da sud-est, localmente deboli. Dal meteo di Antenna 3 è davvero tutto, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e per aver scelto ancora una volta la nostra informazione. Arrivederci. Tanto tra te e il mondo. Diamo lo spazio ancora una volta ai telespettatori. Con l'arrivo dell'estate torna anche quest'anno la nostra rubrica UTG Estate. Inviate dunque i filmati e le foto delle vostre vacanze. Potete farlo ai numeri all'indirizzo mail che state vedendo in sovrimpressione, il 349-0541-060, se lo inviate con il vostro telefonino. utg@antena3.it se preferite inviarle via mail. Poi, come sempre, le vostre foto e le vostre immagini verranno mandate in onda nel corso dei nostri notiziari. E questa era anche l'ultima notizia. Non c'è altro. Grazie per l'attenzione e naturalmente arrivederci alla prossima edizione.